prima non si sarebbe stato fatto, però adesso sono talmente forti, la ristorazione nera si sente talmente forte che non ha paura di dimostrare attraverso i simboli, perché il punto è questo, è tipo il 5G. Andatevi a vedere il simbolo del 5G, c'è un compasso. Certo. Cioè, è pazzesco, se uno vede, ed è il condizionamento Monarch, è proprio l'esempio del, perché la massoneria e anche la ristorazione nera stessa agisce sui simboli, è il loro punto debole. Hanno bisogno di far vedere i simboli perché credono nell'esoterismo, nella magia, nel condizionamento mentale, ma anche di quello fisico fatto a livello di magia. Qui entriamo in un altro discorso, sul discorso della magia nera, la bianca e la rossa. Sì. Io ho studiato lungamente andando a Haiti, andando a Cuba, a Brasile, Africa, eccetera, eccetera. E lì rientriamo in un discorso di, come ti posso dire, c'è un incrocio tra quella che è la scienza e quella che è la magia, che in realtà si avvicinano molto. E in una parte, in un momento della storia, noi abbiamo visto che gli alchimisti erano i maghi consapevoli. Poi da una parte c'erano le cosiddette streghe o donne saccenti, che erano la magia inconsapevole o la scienza inconsapevole, che è la stessa cosa in qualche modo, per quello che sto dicendo. L'alchimista era un incrocio tra uno scienziato e un mago. Chiaro. La fattucchiera invece non aveva la scienza da parte sua, ma aveva solamente l'istinto e il fatto che ripeteva le cose da generazioni. E anche queste sono collegate, perché la massoneria, esoterismo e magia fanno dei riti. Usa, sì, esatto, si infila anche all'interno di queste tematiche. Assolutamente. Ti fermo soltanto un momento, Nicola, per un'altra pausa musicale che ci viene offerta dal nostro regista Federico. Prego. Headline edition, July 8, 1947. The Army Air Forces has announced that a flying disc has been found and is now in the possession of the Army. Army officers say the missile, found sometime last week, has been inspected at Roswell, New Mexico, and sent to Wright Field, Ohio, for further inspection. Mexico, crossing New Mexico, crossing New Mexico.
without a sound. I don't know, I still don't know. Are we all going crazy or just getting real? What causes those sickles in my neighbors feel? They don't know. No, 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 I'm a show won't tell. Some folks think it's just as well. Others just got something to sell. Are we all just in a spell in New Mexico? Crescent in New Mexico. Crescent in New Mexico. Away we go. Afternoon, a bulletin from New Mexico suggesting that the widely publicized mystery of the flying saucer may soon be solved. E questo è il brano intitolato Roswell, New Mexico di Michael Parker. Bentornati a bordo di Area 41, questa esperienza esoterica oltre i confini, oltre le galassie, questo nuovo viaggio che parte proprio questa domenica sera, ma poi continuerà per tutto il tempo che vorrete, fin quando, insomma, uso un termine che forse a Nicola non piacerà, addio piacendo, addio piacendo, andremo avanti. Per tutto, fino a quando avremo tematiche che riteniamo importanti riportare. Bene, siamo arrivati adesso all'ultimo segmento finale, quello prima dei saluti, di augurarvi la buonanotte. Faccio soltanto così un piccolo riassunto. Siamo partiti dal caso Roswell, abbiamo parlato del dottor Mengele, abbiamo parlato dell'aristocrazia nera e stavamo parlando adesso di questo condizionamento monarch, questo condizionamento mentale che viene fatto anche, ci raccontava per l'appunto Nicola, che è la mia spalla, ma più che spalla la vera colonna di questo programma, perché è da lui che vengono tutte quante le tematiche. E ecco, ci diceva appunto che soprattutto le star, gli attori famosi vengono sottoposti a questo tipo di processo per essere poi pilotati, no, in un qualche modo. Allora Nicola, ecco, per concludere, per arrivare un po' da Roswell ai giorni nostri, abbiamo fatto un ampio panorama, un ampio ventaglio di tutte quelle che saranno le tematiche. Ovviamente questa sera abbiamo messo tantissima carne sul fuoco, che poi mano a mano, di puntata in puntata, andremo poi a snocciolare, entreremo più in merito rispetto alle questioni. Questa sera abbiamo voluto darvi uno sguardo a 360 gradi su tutte quelle che sono le potenzialità di questo programma, ma degli argomenti che potremo portarvi. Quindi, per concludere, stavo dicendo, da questo condizionamento monarch, secondo te, mi ponevo questa domanda mentre ascoltavamo il brano, siamo soggetti noi in questo momento a un condizionamento mentale globale chiamato Covid-19? Saltiamo sul Covid. Sì, assolutamente. Allora, il condizionamento è a livello globale. Il condizionamento prevede tutta una serie di operazioni che partono da operazioni commerciali, i farmaci, il cibo e la musica, i film assolutamente, fanno parte di questo condizionamento. Se noi non utilizzassimo i farmaci e non mangiassimo attraverso i supermercati, di quello che compriamo sui supermercati, il condizionamento sarebbe minore. Il 5G che verrà instaurato assolutamente farà parte di questo condizionamento, come fa parte i media di cui parlavamo. Però tecnicamente, ricordando il discorso del condizionamento monarch, tutte queste cose fanno parte sia del singolo che della globalità. Allora, il singolo, vi ho detto prima, attraverso tutti quegli stress e anche le droghe, la droga fa parte del condizionamento in maniera assoluta. Quindi diciamo che noi stiamo subendo tutta una serie di violenze quotidianamente che ci portano ad essere degli automi, dei robot. Stiamo agendo secondo delle direttive ben precise di una elite mondiale che gestisce il potere economico, ma anche farmaceutico, perché la Big Pharma
cioè, tutte le più grosse medicine che stanno in giro sono della Big Pharma. E la Monsanto gestisce tutti, diciamo, i semi di tutte le coltivazioni del mondo, e la Monsanto è Bill Gates praticamente. Adesso sì, voglio andare contro di lui, però lui ha le azioni del 90% della Monsanto, e la Monsanto gestisce tutto gli OGM, cioè stiamo parlando degli OGM, che sono le modificazioni genetiche degli alimenti. Quindi arriviamo a un discorso veramente pazzesco, e noi stiamo ingerendo queste cose e mettendole nel nostro organismo, automaticamente facciamo parte di questo condizionamento, come lo sono i farmaci. Il 5G è la punta dell'iceberg, è la finale. Ci gestiranno come vogliamo, già i telefonini, la televisione. Ma in che modo, perdonami Nicola, cioè, perché io mi sono, diciamo, io faccio sempre avvocato del diavolo, parlo un po' da profano, allora ne ho sentite di tantissime, poi da qui andiamo a chiudere, ne ho sentite tantissime, sì, su questo 5G. È un discorso di frequenza. Però, ecco, un discorso, perché mi sono detto, ma se abbiamo il 4G, esatto, che infatti cambia da 4 a 5, cioè perché il 4G è per tutti riconosciuto come una cosa che va bene, invece il 5G ci ammazza? Ma guarda, io parlo ovviamente in termini semplici. Allora, il 4G è più che sufficiente, il 5G significa che va a toccare alcune frequenze del nostro cervello che ci fanno un certo tipo di condizionamento. Ci sono, noi abbiamo dei pulsanti nel nostro, io ho studiato la medicina tradizionale cinese, anche l'agopuntura stesso. Il nostro corpo è legato al cervello, ma tutti quanti gli organi sono completamente collegati. Se tu vai a toccare alcune frequenze, addirittura Mozart, Beethoven, su alcune loro musiche, chiamiamole così, raggiungono delle frequenze che ti fanno stare tranquillo. Invece la musica rock è esattamente il contrario. I famosi 33 Hz, non so se l'avete mai sentito parlare, nella musica, ti creano uno stato di eccitazione. Cioè il rock ti eccita, no, cioè perché la musica, no, ti eccita perché tocca delle frequenze. È un discorso di frequenze, di energia, è tutto collegato. Questo è un mondo, come dicevo prima, da E uguale MC2 al quadro di Einstein. Sono le tre situazioni di cui parlavo prima, cioè lo spazio, il tempo e la materia, sono estremamente collegate. Ci sono dei punti nevralgici che tu vai a toccare, come io sono geologo, ci sono alcuni punti nevralgici della Terra in cui si toccano, Stonehenge, le piramidi egizie, quelle messicane, non sono messe lì a caso, toccano dei punti nevralgici di Gaia. Qui entriamo su un altro discorso. Gaia, che è il nome della Terra, lo esatto, diciamo. Gaia è il pianeta che vive. Cosa significa? Significa che Gaia è un organismo vivente, come lo siamo noi, la stessa identica cosa, quindi si autoguarisce, solo che stiamo arrivando al punto di non ritorno, stiamo distruggendo il pianeta perché non ce la fa a rigenerarsi, stiamo creando il punto di non ritorno. Bene, allora ci fanno segnale dalla regia che lo spazio a noi dedicato in questa serata è terminato. Io ringrazio tantissimo Nicola Convertino. Grazie a te. Il nostro compagno di viaggio. Vi lasciamo così, vi lasciamo con queste parole, vi lasciamo soprattutto anche con la curiosità e la voglia di tornare qui domenica prossima e continuare ad ascoltarci. Saremo, ve lo ricordiamo, sempre in onda a partire dalle 20:30 fino alle 22 qui su Stazione 41. Vi ricordo doverosamente, perché è il mio dovere, i contatti di Stazione 41. Potete seguirci e scaricare la app per ascoltare il programma sia per iOS che per Android, seguirci tramite il sito www.stazione41.it o anche tramite la pagina Facebook. A partire da questa notte troverete poi disponibile su tutte quante le principali piattaforme per podcasting il podcast, quindi su Mixcloud, Spreaker, Deezer, Apple Podcast e chi più ne ha più ne metta. Ringrazio ancora una volta Nicola Convertino, ringrazio Federico Isidori alla regia, io sono Francesco Bravi e auguro a tutti quanti una buonanotte. Concludo con una frase di Star Trek: lunga vita e prosperità a tutti quanti. Io concludo dicendo delirio. Buonanotte. Buonanotte. Kinda scared.